Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fame Chimica. In questo episodio di Chimica Stupefacente vogliamo parlarvi di una delle molecole più pericolose mai ottenute dall'uomo e forse anche una di quelle con la storia più interessante. Stiamo parlando della diacetilmorfina e se credete di non conoscerla vi sbagliate il grosso perché il suo nome commerciale non è altro che eroina. Ma basta chiacchiere, è sotto con la chimica. L'eroina è una molecola semisintetica ottenuta per acetilazione della morfina, la componente principale dell'oppio, un lattice appiccicoso che si estrae incidendo la capsula del papavero. L'eroina è quindi un oppiaceo, ma anche un alcaloide. Se vi ricordate, abbiamo già detto che molti alcaloidi sono sostanze psicoattive e che sentirete nominare spesso questo nome all'interno della rubrica. Il chimico britannico Wright sintetizzò per la prima volta l'eroina nel 1874, ma la sua scoperta non suscitò quasi interesse e venne presto dimenticata. Qualche anno più tardi, nell'agosto del 1897, il chimico tedesco Felix Hoffmann ottiene l'aspirina nei laboratori della Bayer, acetilando l'acido salicilico. L'aspirina si era rivelata un analgesico migliore e meno tossico dell'acido salicilico, per cui pochi giorni più tardi Hoffmann decise di acetilare anche la morfina, e il risultato fu strabiliante. Un narcotico molto più potente della morfina, che poteva essere somministrato in dosi notevolmente più basse rispetto al suo precursore. Questa grande efficacia è dovuta alla presenza dei gruppi acetile, che hanno sostituito i gruppi OH nella molecola di morfina. Questa differenza strutturale rende la molecola di eroina più liposolubile, il che facilita il superamento della barriera ematoencefalica. In sostanza, l'eroina arriva al cervello molto facilmente, dove perde i gruppi acetile riconvertendosi in morfina e monoacetilmorfina. Queste molecole reagiscono poi in modo molto intenso con i recettori del dolore, sostituendosi alle endorfine grazie a una struttura chimica molto simile. Il grande effetto narcotico dell'eroina è però dovuto a un'altra particolarità della sua struttura, particolarità che si può osservare anche in numerosi altri narcotici. Anche se la struttura complessiva di queste molecole risulta essere molto variegata, quasi tutte presentano questa componente. Un anello fenilico o aromatico, seguito da un atomo di carbonio quaternario, ovvero legato ad altri 4 atomi di carbonio. Questo è legato ad un gruppo etilico CH2CH2, che è a sua volta seguito da un atomo di azoto terziario, legato quindi a 3 atomi di carbonio. Come potete vedere, questa struttura è ben visibile nella molecola di eroina, ma si trova anche in molecole come la morfina, la codeina, la meperidina, conosciuta commercialmente come Demerol, e l'idrocodone, il Vicodin del dottor House. La presenza di questa progressione di gruppi funzionali viene definita regola della morfina, proprio perché è stata identificata per la prima volta studiando questa molecola, ed è sufficiente una piccolissima variazione perché perda il suo effetto narcotico. Il metadone, ad esempio, è un potentissimo analgesico che, come l'eroina o la morfina, deprime il sistema nervoso, ma che non produce la sonnolenza o l'euforia tipiche degli oppiacei. A livello strutturale, l'unica differenza sta in un gruppo metilico attaccato al secondo carbonio della parte etilica della molecola. È incredibile quanto la presenza di soli 4 atomi al posto giusto, o sbagliato se volete, possa fare la differenza sugli effetti provocati. Ma torniamo all'eroina. Nel 1898 la Bayer iniziò a commercializzarla come rimedio per diverse patologie principalmente respiratorie, come tosse, asma, enfisema e tubercolosi, ma in seguito venne impiegata anche per altri disturbi di diversa natura, ad esempio neurologica, ginecologica o semplici mal di testa. Veniva venduta come medicina miracolosa ed utilizzata largamente anche sui bambini e sulle donne in gravidanza, senza nessun tipo di restrizione o legislazione, alla pari delle caramelle balsamiche in pratica. Ben presto però il lato oscuro di questa scoperta miracolosa emerse e si scoprì che la somministrazione continuata di piccole dosi di eroina provocava una forte dipendenza fisica e psichica, nonché un rapido aumento della tolleranza, che rendeva presto necessaria l'assunzione di dosi sempre più massicce. Nel giro di pochi anni, in pratica, la Bayer creò centinaia di migliaia di eroinomani. Per far fronte a questo problema, nel 1925 gli Stati Uniti furono la prima nazione a vietare la produzione, l'importazione e l'uso dell'eroina a scopo medico. Questo ovviamente non fu un grosso problema per il mercato mondiale di eroina, che divenne semplicemente illegale. Data la facilità della sintesi, molti iniziarono a produrre questo narcotico in laboratori clandestini improvvisati, lasciando però una traccia importante, perché l'acetilazione della morfina con anidride acetica porta alla produzione di acido acetico come sottoprodotto, che emette un forte odore simile a quello dell'aceto. Pensate che anche quando le quantità sono così ridotte da non essere percepite dall'olfatto umano, le forze dell'ordine possono localizzare un laboratorio usando i cani antidroga, addestrati per rilevare con facilità anche le tracce più leggere e senza lasciare scampo ai produttori illegali. La qualità del prodotto ottenuto con questo metodo è ovviamente bassissima e per ottenere il volume desiderato l'eroina viene tagliata con diverse sostanze, sia innocue, come ad esempio lattosio, bicarbonato, zucchero, che tossiche, come la stricnina. In certi casi si nota addirittura l'aggiunta di sostanze psicoattive, quali le benzodiazepine o i barbiturici. Naturalmente, nonostante la fetta maggiore di mercato sia l'eroina di bassa qualità venduta per le strade, anche per via del prezzo, non manca la richiesta di eroina purissima. Questa viene prodotta principalmente nel sud-est asiatico, in una zona chiamata il Triangolo d'Oro. Quest'area, che comprende la Thailandia, il Laos e la Birmania, è fornita di laboratori molto avanzati in cui viene prodotta l'eroina bianca, la più pura del mercato globale.
La maggior parte di questa sostanza, però, viene sintetizzata nella mezzaluna d'oro, ossia una zona che include Iran, Afghanistan e Pakistan. Il prodotto proveniente dalla mezzaluna d'oro è di purezza inferiore ed è conosciuta come brown sugar, o eroina base. Per quanto riguarda gli effetti, quelli provocati dall'eroina sono molto intensi. Appena 10 secondi dopo l'assunzione provoca una sensazione simile all'orgasmo che pervade tutto il corpo, dopodiché inizia a ottundere i sensi, provocando euforia ed alterando la percezione del tempo, accelerandola e facendo sì che le ore sembrino minuti. Infine arriva il totale rilassamento del corpo, che porta ad una sensazione di pace interiore in cui tutti i problemi sembrano privi di importanza. Gli effetti positivi ed allettanti dell'eroina però non sono niente se confrontati a quelli negativi e ai danni che ha provocato nel corso della sua storia. Porta a costipazione, ascessi, avvelenamento da parte delle sostanze utilizzate per tagliarla. E siccome il metodo più efficace per assimilarla è la via endovenosa, l'eroina fu la principale responsabile della diffusione dell'AIDS a partire dagli anni 80, senza contare poi le tremende crisi di astinenza, che provocano diversi effetti tra cui dolori agli arti, sudori freddi, tremori, mal di stomaco, febbre, tosse e vomito con presenza di sangue. Queste crisi iniziano a manifestarsi circa 8 ore dopo l'assunzione dell'ultima dose e possono protrarsi per diversi giorni. A partire dagli anni 90, la presenza di tossicodipendenti si ridusse notevolmente, grazie forse anche alla maggiore consapevolezza degli effetti negativi di questa molecola, descritti ampiamente in romanzi e film come per esempio Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Trainspotting, Radio Freccia e Requiem for a Dream. E questo è tutto per oggi, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Il curriculum dell'eroina è vastissimo e costellato di eventi che possono addirittura sembrare inventati, se solo non fossero tutti documentati. Approfondire la questione potrebbe essere molto interessante e per questo motivo vi invitiamo, come al solito, a consultare le fonti che vi lasciamo in descrizione. Detto ciò, ciao a tutti. Noi vi aspettiamo nel prossimo episodio, sempre qui su Fame Chimica.